Tempo mediterraneo, quel che resta di Apicio in cucina. Apicio, per i non addetti ai lavori, anche se è un nome abbastanza famoso, è stato il gastronomo di Roma antica. Ha lasciato un ricettario, De Re Coquinaria, che però si sospetta in realtà essere un apporto collettivo di una serie di chef dell'antichità, del secondo, terzo secolo d.C. Apicio era una classica figura di ghiottone, miliardario, pensate che addirittura si suicidò per il timore di non riuscire più a nutrirsi nel modo lussuoso che amava, di non poter più partecipare ad aste di pesce, di triglie nelle quali spendeva una fortuna. Quale può essere l'interesse di questo lavoro che ho realizzato circa 3 anni fa? Anzitutto che svela tutta una serie di caratteristiche della cucina di Roma antica come ci è stata tramandata, quindi certamente una cucina snob, patrizia, opulenta, che mischiava tradizioni e merci di altri paesi con grande libertà. E poi c'è una traduzione della cena di Trimalcione tratta dal satirico di Petronio che incarna un po' il cuore del libro e che purtroppo può rappresentare un parallelo anche con tante storie poco divertenti che la contemporaneità ci propone. Infine il volume contiene un dizionario, sostanzialmente un dizionario della gastronomia latina, sono diverse centinaia di lemmi che vengono spiegati dal punto di vista gastronomico, cioè cercando di comprendere bene che cosa significasse un certo piatto, una certa esecuzione. Quello che ci ha lasciato Apicio quindi non è un eccesso ricordo dal punto di vista umano, ma un tesaurus di conoscenze su quale è tuttora interessante riflettere. Buon Apicio a tutti.